Dammi conto se da qualche ricordo del periodo della guerra. Nei ricordi della guerra che no, dei brutti anche proprio. Mi ricordo che allora ero un tosato, insomma proprio. Mi ricordo che i partigiani, era là che girea sempre in di arrivati con due tedeschi e li asserati dentro nella stanza da casa mia, onde che stai mi, insomma. E lei continua a dirti di non dirglielo a nessuno, di non dirglielo a nessuno, di non dirglielo a nessuno. E mi fai a peccasti due tedeschi, poi ti vedi chi era dove, ni dove. Pare dei fiori, magari. Ma non so se sono stata tan sensibile, mi fai a peccasti due tedeschi che non ti dico. Alla notte mi ricordo che sarei arrivata su a verde che è la porta. Scampis. Ma dopo te ha paura perché ti sentia chi brusea, chi coppea, chi picchia e così, ma a me mi ricorda che sarei arrivata su a verde la porta che fosse scampata. E dopo la mattina gli è partiti, li ha portati via, non pisceschi finché ha fatto. Ma mi ricordo i partigiani. Mi non vi dirò mai chi è stato bravo i partigiani. Tedeschi, era tedeschi però insomma. Non ho visto quel che ho visto di partigiani insomma. No, ma questo. Perché mi ricordo anche che sono andato dentro per Valde, che sono messo indietro, che ho fatto la Valde San Martino, che ho stato là alla chiesa di San Martino, che mi ha fermato, che ha vestito per le calzette, le borsa, e mi ha dato una gran valigia da portare, e mi ha fatto portare fin dentro, dopo Toni Rombaldi, si sa, che viene a casera, entro per Sì, la Valle, sì, beh, sì. insomma. E là si vede che lì era uno che ho fatto peccare. E mi ha tolto la valigia e mi ha insegnato lui, ti va fuori a parte qua, lei si te ferma qualcuno, non sta a dirvi niente a nessuno, lei. E così ho fatto e sono arrivata su a mio zio Piero senza che nessuno si accorga, se non mi dici che mi copia entro un par di là o non so cosa che mi ha fatto. Ma i partigiani questi ora? O E i tedeschi? Ah, i tedeschi. Per i tedeschi, chi vea i tessè, chi calzetti fossero stati i partigiani, partigiani, ma. sì. E mi continui a dirmi, chiede mio zio, la vita là, sta là, dopo hai anche paura perché ho detto tu vedere che magari dopo che sono arrivata qua non ti dico quante che, non che mi ha detto a me, che diceva a mio nonno cosa l'ha fatto, la sapeva che non era stile, non era come era la televisione, la radio e via discorrendo. Sono arrivata là e che non era sti tedeschi e sto qua mi ricordo che ho fatto peccato perché sennò non metto via la valigia. Perché ieri in due, dopo uno, non so se è fermato, non so per far che, perché mi ricordo, non mi ricordo cosa che si è fermato a fare. E sono andato avanti in tocco con questo, a un certo momento mi ha detto, dammi la sì, ma tu le valigie e vendo questo troico, allora te vado a tuo zio. Allora, su queste storie qua aveva più o meno 14 anni, perché se lei è del 30, sono del Sì, so che 44. noi ancora scominciamo a lavorare perché era l'ora che vei su per il Mosampian, che vei con le vacche, che vei, non mi ricordo Sì, perciò neanche. lei era adolescente, lei era una tosetta Sì, praticamente. proprio, tanto mi ricordo, insomma, sti fattori. E Sì. ora mi ricordo anche a tempo di guerra con Mussolini che gli ha ciappato tutta la classe, gli ha fatto mettere su una tuta. E ne ha schierato tutti contro, l'ha preso poco verso la birreria là. Fare i balilla. Sì, no, non mi ricordo cosa che era, insomma, so che ne ha fatto tutti questi bocce vestiti di bianco. Ah, perché magari era arrivata qualche Sì, autorità. qualche, non so se chi che era, ma non mi ricordo, mi ricordo sto fatto. Ed è del periodo del fascismo, brava, sì. Se, che opinione ha allora di questo periodo del fascismo? Se Ma ricorda, che ricordi ha di quel periodo? No, si ricorda? fascismo. Mi ricordo qui a finì, qui ha fatto arrestamenti Ah, su per a le Croce vette. Daone, chi ha bruciato a Croce Daone, A una. che un tutte le bestie, no, altri là, le ha portate sulle caserme qua a Feltre. E mi ricordo che tutti i dì, mie e Nino Vettorel, che l'ho ancora vivo, il mio cugino, devono vedere le vacche, si arrampicchiano su Muro. per il muro a guardare le nostre vacche perché ti era affezionato, insomma. Certo, ma ve la li date in rio dopo? Sì, dopo ne ha date in trio. Non so se ne ha coppa una o due, ma quell'altra ne ha date in trio tutte. Mi ricordo che sono andato a Torle, le ho portate a casa, come che sono portate a casa proprio una roba grande, Beh, assente, insomma.
L'era anche un valore avere una bestia una volta. Ma l'era il valore che loro non te che fai neanche il valore, ti pensi al latte che ti mangi la mattina, se tu hai il latte della vacca che se no la tua mangia, No, oppure in quel senso il valore, perché una vacca la teoria è il latte, la la teoria è. te dai il latte te era affezionato per quelli anche per la bestia, insomma, Certo, ecco, certo. così era.